Buonasera a tutti quanti, buonasera e bentrovati, buonasera alle autorità, buonasera a tutto il pubblico che è qua al cantiere navale Fratelli Orlando, buonasera alle persone che sono a casa, che seguono in diretta su Telegram Ducato questo appuntamento. Io direi di partire subito con un applauso per quello che è successo nella giornata di oggi, per scaldare un attimo l'ambiente. È stata una giornata molto lunga, molto bella, sicuramente vissuta intensamente da questa città. Io vorrei ricordare che siamo arrivati al culmine di una settimana molto lunga per il cantiere, una settimana che ha significato vari appuntamenti, spettacoli, mostre, anche dei convegni su analisi, confronti sul sistema portuale, sul cantiere inserito in questo sistema. Beh, questa sera arriviamo al culmine, arriviamo all'inaugurazione dello scalo Morosini. Era dal 21 luglio 1963 che non si lavorava sullo scalo Morosini. Beh, sono passati più di 35 anni, però lo scalo Morosini torna operativo, uno dei punti fondamentali di questo cantiere, soprattutto per lo sviluppo futuro, perché lo scalo Morosini vuol dire soprattutto guardare verso le navi di grandi dimensioni che sono veramente il futuro. Cercare di capire che cosa significa l'attività delle costruzioni navali per la città di Livorno è abbastanza semplice. Ci sono dei riferimenti storici importanti, basta dire che nel 200, nell'allora borgo di pescatori, si costruivano già navi per alcuni mercanti francesi. Basta ricordare che tra il 600 e il 700 nell'archivio di Stato possiamo trovare nel repertorio della sanità, un repertorio poco conosciuto ma molto ricco, degli elenchi lunghissimi di maestri d'ascia livornesi che lavoravano e producevano delle navi sicuramente importanti, delle navi molto belle. Sono convinto che guardando questi elenchi molti dei cognomi che ritroviamo qua stasera sono sicuramente presenti. Questo è il significato di cos'è l'attività dell'industriale cantieristica di Livorno. Vorrei anche dire che questo è l'humus sul quale si è sviluppato il cantiere Luigi Orlando, che per decenni ha svolto un ruolo fondamentale nell'industria cantieristica italiana, un ruolo fondamentale per la città di Livorno. Questo percorso si conclude, anzi rinizia, ricomincia dal cantiere navale Fratelli Orlando, da questa scommessa vera e propria dei lavoratori del cantiere, una scommessa che con sei vari in 30 mesi è sicuramente una scommessa vincente. Fra poco sentiremo l'Istituto Musicale Mascagni e l'orchestra dell'Istituto con il coro, tra l'altro è un compleanno anche per l'Istituto stesso, i 45 anni di attività. Vorrei cominciare però coinvolgendo subito il presidente del cantiere navale Fratelli Orlando, Massimo Serafini, al quale facciamo un applauso. Questo applauso va a lui ma va anche a tutti i lavoratori del cantiere, perché sicuramente se lo meritano. Il presidente, del quale ricordo un'immagine soprattutto, il primo varo e quelle lacrime che furono successive all'entrata in mare della prima nave, così? Beh, diciamo, fu un'occasione molto emozionante per noi, ma come lo è stasera, come sono sempre i vari, insomma, sono sempre cose toccanti, e lo dimostra il fatto che a questi eventi partecipa la città, figuriamoci per chi rappresenta questa fabbrica, quindi ogni tanto qualche lacrima ci sta, insomma. La lascio a una presentazione più organica di questo appuntamento di stasera. Prego. Dunque, questa è l'ultima occasione, diciamo, di questa settimana di festeggiamenti. Una settimana che ha visto la nostra fabbrica impegnata per presentare alla città quello che noi avevamo fatto in questi 30 mesi. Al di là delle navi ci eravamo presi la responsabilità e l'impegno di ristrutturare una fabbrica e riportarla alla dignità, diciamo, di grande industria nazionale e internazionale. Stasera si chiude questo nostro impegno, perlomeno per la parte che riguarda la progettazione, la realizzazione di questa cosa, perché lo scalo Morosini, che consentirà al cantiere di realizzare navi di grandi dimensioni, le navi che oggi il ministro Ciampi ricordava essere nella sua memoria, le navi che hanno portato Livorno ad essere importante nel mondo. Livorno ad oggi ha ancora, il cantiere navale di Livorno ad oggi ha ancora primati nel settore della navalmeccanica internazionale. Ecco, dicevo,
questo impegno che noi abbiamo profuso per riportare questa azienda, questa fabbrica, ai fasti di un tempo, si chiude con oggi, diciamo, perché da oggi cominciamo a costruire navi sul nuovo scalo. Ovviamente si apre un'altra fase, che è quella di doverle fare queste navi e quindi di dover continuare nella nostra opera, nella nostra ricerca, diciamo, di coinvolgere la città. Ecco perché questa settimana di festeggiamenti, perché insieme al nuovo cantiere, perché insieme a quello che in qualche modo abbiamo fatto in questi anni, dobbiamo dare prospettiva. E quindi il coinvolgimento che stasera culmina, diciamo, con un grande spettacolo, con la posa del primo blocco di una nuova nave sullo scalo Morosini, è il segnale che vogliamo dare alla città che ci segua, soprattutto ai giovani, che in qualche modo vogliamo che siano coloro che dopo di noi prendono in mano questa fabbrica, che ricordo a tutti essere del 1865, quindi una fabbrica che non nasce con noi, che noi vede solo dei testimoni limitati nel tempo. Una grande fabbrica, un grande cantiere ha bisogno di tanta gente che ci lavora e tanta gente che si affezioni, diciamo, a questo lavoro, per cui oggi abbiamo con i ministri, diciamo, formalmente inaugurato lo scalo. Stasera facciamo una festa con tutta la città, perché la città ci stia vicina, perché la città ci segua, perché la città ci dia quello che in qualche modo chiediamo a lei, la possibilità di continuare a lavorare con lo stesso impegno e continuare a lavorare cercando, se possibile, nella città stessa quelle risorse utili a far sì che il cantiere, che è 130 anni, che è presente, che dà lavoro, che dà ricchezza, che è parte integrante dell'economia della città, continui a svolgere il suo ruolo. Noi crediamo molto nel lavoro, nel nostro lavoro, ma soprattutto crediamo che ci sia bisogno dei giovani, di coloro che comincino già da adesso ad affezionarsi al nuovo cantiere, perché poi possono proseguire, diciamo, così come noi abbiamo proseguito portato, diciamo, avanti il testimone lasciatoci dagli anziani, proseguono nel portare il cantiere ad essere quello che era una volta. Ecco, noi riteniamo di aver fatto una piccola tappa. Quindi concludo, diciamo, questo mio breve intervento ringraziando la città. Oggi c'è stato un varo, ci sarà stato, non lo so, 20.000 persone, abbiamo visto che i ministri che erano presenti sono commossi, ovviamente come ci siamo commossi noi. Vorremmo che questa occasione, questa di stasera, che è una grande festa, fuochi d'artificio, spettacoli di luce laser, fosse, diciamo, anche non solo per il cantiere, ma anche per la città. Noi oggi abbiamo visto dei lavoratori fuori che hanno dei problemi, i lavoratori della CMF. Io ho mandato loro un telegramma a nome di tutti i lavoratori del cantiere, perché tutti coloro che come noi hanno vissuto dei momenti difficili, 3-4 anni fa eravamo nella stessa situazione, sappiano che ci si può fare con l'impegno, con il lavoro, con la dedizione. Ecco, questo è il messaggio che io mando ai lavoratori della CMF. Loro sanno che il cantiere navale sta dalla loro parte. Se c'è bisogno di una mano, noi non ci tireremo indietro. Grazie alla città e grazie a tutti quelli che in questi anni ci hanno voluto bene, ci sono stati vicini. Grazie davvero. Ringraziamo il presidente Serafini, che si accomoda qua pronto a seguire l'orchestra. Volevo coinvolgere il presidente dell'autorità portuale Nereo Marcucci, eccolo qua, che lo vedevo sorridere oggi, soprattutto quando l'armatore che è intervenuto parlava del futuro. E possiamo dire che in questo caso Marcucci sorride, perché quando cresce un qualcosa che è in ambito portuale, indubbiamente è una soddisfazione, perché il porto di Livorno ha preso una strada ben decisa. Ma soprattutto sorridevo perché solo 3 anni fa entrare in questa fabbrica ci entravo in altra veste, non da presidente dell'autorità portuale ma da sindacalista. Un'esperienza unica, irripetibile. Trovavo una fabbrica in crisi,
in crisi dal 1946, i tentativi di chiudere questa fabbrica sono stati molteplici, 46, 56, 62. E poi alla fine il 92, 93. Ogni volta la situazione era la medesima. Una battaglia per il carico di lavoro, un confronto asperrimo tra maestranze e proprietà. Una volta non eri adeguato per gli impianti, una volta non appartenevi alle strategie d'impresa, tutte cose peraltro comprensibili. Tutti ci siamo scambiati culture, l'impresa, il lavoro, e quindi ci comprendiamo meglio di qualche anno fa. Ed oggi vedere che non c'è un metro libero, che si sono fatti sei vari in tre anni, che non ci sono voluti 30 anni per realizzare questa cosa, ma tanto cuore, tanto cervello e pochi mesi, tanti soldi, che non sono stati soldi assistiti, ma soldi prodotti dai lavoratori. Evidentemente per uno come me, che crede nella cooperazione tra capitale e lavoro come una delle prospettive per i prossimi anni, è stata una grande soddisfazione, ideale, pratica, di convinzione. Per uno come me, che ha passato qualche anno con Massimo Serafini a tentare di convincere una città che voleva chiudere questo cantiere, diciamocelo con serenità, perché lo riteneva superato, dimostrargli che perfino le Maserati sono superate se non hanno mercato. Basta, con determinazione, con intelligenza, costruire le condizioni perché il mercato vi sia. Non c'è niente che ha un mercato o non lo ha in assoluto, tutto è relativo. Anche in questo caso un saluto organico, veloce, su come inserisce il cantiere nella strategia complessiva del porto di Livorno. Ma io non lo so, è una settimana che il cantiere ha organizzato un'industria che organizza così tanti incontri, è un'industria che afferma una natura particolare. E la natura particolare del cantiere è stata appena sottolineata dal presidente Serafini. È un'industria che non intende distaccarsi dalla città, ma essere parte integrante della città, dare lavoro ai ragazzi, purché i ragazzi capiscano che non si può essere tutti colletti bianchi, che c'è anche il lavoro operaio, che non è meno dignitoso, è talvolta più sgradevole e più faticoso. Quindi una fabbrica che tenta di parlare in ogni modo, non solo con i VIP della politica, ma con un'intera collettività, con una comunità. E quindi ha voluto parlare con i suoi anziani. L'altra sera qui nel capannone c'erano 500 anziani cantieristi. Il più anziano aveva 100 anni e con orgoglio lo ha fatto notare. Però non è stata una marcord, perché nel medesimo tempo, mentre il cantiere parlava agli anziani, parlava alla comunità, mostrava fatti, non iperboli, non pirotecnie, che pure stasera in qualche modo mostrerà per dare conclusione degna a questa settimana, si è interrogato anche sul futuro e mi ha coinvolto. La navalmeccanica tira, il porto tira. Primo problema: questo sforzo si traduce solo in parte in occupazione e in condizioni di ripresa per l'impresa. 400 cassaintegrati tre anni fa, 1300 occupati oggi, questi i dati del cantiere. 46% di traffici in più nel porto, la stessa quantità di lavoratori. Beh, questo è un limite che dobbiamo superare, per esempio. Ma il cantiere non ha fatto solo a Marcord, dicevo, non ha chiamato soltanto i 500 anziani, pur fatto importante, ed oggi la città qui dentro. Ha cercato, coinvolgendo me ed altri, di guardare oltre l'angolo. Ripeto, il cantiere va bene, il porto va bene, ma i cambiamenti dell'economia non possono più essere solo assunti come conseguenze, ma presagiti, misurati e prevenuti. Ed ecco allora che il gruppo dirigente del cantiere
dal via Morosini, perché il mercato cambia e probabilmente nei prossimi anni questo sarà il mercato, anzi certamente questo sarà il mercato. Si dota di una grande gru, fa investimenti, non distribuisce utili a destra o manca. No, investe. La stessa cosa sta avvenendo in porto, ci stiamo misurando con quello che avverrà, e ciò che avverrà è la ricomposizione finanziaria dei grandi gruppi, la globalizzazione finanziaria all'interno dei terminal portuali, e quindi ci apriamo a questa prospettiva. 3 anni fa nessuno avrebbe voluto mettere un dito nel porto di Livorno, oggi, per dirla alla livornese, seguendo un po' l'iniziativa di ieri sera, siamo diventati la bella delle 7 ciglia, tutti la vogliono, vediamo chi la piglia. Certo la deve prendere qualcuno che ci garantisce di avere le nostre stesse idee per il futuro, e quindi che deve essere capace di prevedere, presagire, investire. Quindi, mentre le cose vanno bene, abbiamo cominciato a pensare, Bertolt Brecht diceva, pensiamo ai tempi scuri quando i tempi sono chiari, e lo stiamo facendo, per evitare una nuova crisi che ci possa trovare impreparati. La festa, la dimostrazione dei fatti, lo studio per il futuro. Io non credo che vi sia una formula migliore da poter sperimentare oggi. E un'altra cosa, ed ho finito davvero, stiamo sperimentando con il gruppo dirigente del cantiere la possibilità di integrare ciò che vendiamo per il mondo. Secondo noi può essere una formula vincente, non si capisce perché le navi che attraccano al porto di Livorno non debbano poi, evidentemente con qualche preavviso, usare le strutture cantieristiche del nostro cantiere. Ma potrebbero esserci anche altre cose interessanti che con il gruppo dirigente del cantiere, con Massimo Serafini, stiamo studiando, ad esempio nel settore delle riparazioni navali, perché non proporci come riparatori delle navi passeggeri? Le navi passeggeri non vogliono solo sistemare lo scafo e quindi carpentieri e saldatori, ma anche i salotti, i divani, i vetri. E quindi potrebbe esserci una diversificazione interessante. Allora, non porto e cantiere ideologicamente uniti in chissà quale disegno, e per chissà quali motivi astratti, ma molto concretamente porto e cantiere come uno strumento che può creare un'integrazione e creare quel punto in più di valore aggiunto che può portare acqua al molino, l'unico molino al quale gente come me e come Massimo Serafini sta lavorando, e che è quello di dare occasioni agli imprenditori e occasioni ai lavoratori e ai disoccupati della nostra città, convinti come siamo che solo da una ricomposizione sociale si possa guardare oltre la siepe. Questo ripaga anche di molte amarezze, antiche e recenti, atteggiamenti e giudizi talvolta sconfortanti. Ripaga uno come me che stasera si sente sicuramente indegnamente a rappresentare lo sforzo di generazioni che dal 1963, il giorno dopo in cui l'accordo di Roma chiudeva al Morosini, cominciarono a sognare di riaprirlo, di generazioni che hanno passato la vita in cantiere avendo un futuro incerto, perché sono 36 anni che i cantieristi passano le loro settimane, mesi ed anni a aspettare il carico di lavoro. Probabilmente tutto ciò è finito, per l'impegno che abbiamo assunto tutto ciò è finito. Tentiamo di recuperare questo passato guardando al futuro, guardandoci insieme alla città, e tutto ciò consente anche, credo, alla città di guardare al cantiere con un occhio molto, molto più attento di quello che possa essere stato negli ultimi anni. Grazie. Ringraziamo Marcucci dell'intervento. Messaggio per l'orchestra e per il pubblico, stiamo per cominciare.
c'è questa brezza marina che certo si fa sentire. Un brevissimo saluto del prefetto De Martino, proprio un saluto velocissimo al pubblico qua presente, poi la dottoressa Masarino Sfriso ci presenterà al maestro e si comincerà. Ma più che un saluto, voglio unirmi anch'io a un ringraziamento che ha visto tanti personaggi, dai ministri a tutta la città, dire grazie non solo al presidente Serafini, al presidente dell'autorità portuale, ma a tutti quelli che lavorano in questo cantiere. Io ho avuto l'opportunità di assistere il giorno in cui fu montato il cavalletto, la grua cavalletto, e vedere gli operai impegnati in un'opera estremamente delicata. Ecco, quelle lacrime alle quali faceva riferimento il presidente Serafini rappresentano l'attaccamento a un obiettivo, l'attaccamento ad un ideale. Ecco, l'augurio è che possa proseguire in questo cantiere il lavoro con questo stesso spirito e con questi successi che oggi sono stati testimoniati. Grazie al prefetto. Il presidente dell'Istituto Mascagni può venire qua per presentare l'orchestra e presentare il maestro, 45 anni di attività, un bel traguardo. Sì, siamo molto soddisfatti di essere insieme al cantiere in questo momento. Appena abbiamo avuto dal presidente del cantiere, dal signor Vanni anche, i primi contatti per essere noi a chiudere questa settimana così bella, così importante, così significativa per la città di Livorno e per il cantiere di Livorno e per il porto, e cioè per la vita di Livorno, ecco, noi abbiamo percepito nettamente il significato che questo aveva anche per noi, perché per l'appunto c'è questa coincidenza che noi quest'anno festeggiamo il 45esimo anno dalla fondazione dell'istituto e il ventennale dal suo pareggiamento, il che vuol dire che l'istituto è del tutto pareggiato ai conservatori di Stato, fra i quali probabilmente fra non molto dovrebbe essere inserito. Applauso qui ci vuole, e così presentiamo anche il maestro. E quindi particolarmente contenti di essere qui a fare la musica sull'acqua con il maestro Parigi che dirige l'orchestra, dove io ringrazio di essere presenti nostri ex alunni, ora professionisti da molte orchestre italiane, e molti nostri allievi e maestri, ed infine il maestro del Zoppo con il suo coro della Corale Mascagni. Buono spettacolo. Invitiamo il maestro, ricordo prima parte Mascagni con Cavalleria Rusticana intermezzo, Rossini, il Barbiere di Siviglia, Sinfonia d'apertura, Mascagni con Danza Esotica, Verdi con La Traviata, preludio atto primo, Mascagni con l'amico Fritz, intermezzo atto terzo, a voi.
brevissima pausa, veramente molto breve, poi il tempo praticamente di far sistemare il coro e poi torneremo ancora con la seconda parte. Nel finale mi ripresenterò per spiegarvi un attimo quello che accade sullo scalo Morosini sotto la gru a cavalletto. Quindi proprio pochissimi secondi, intanto pregherei coloro che organizzano il coro di radunarsi e prendere posizione sul palco. Naturalmente noi cercheremo adesso di accelerare le operazioni e di ricominciare praticamente subito. Intanto volevo coinvolgere un attimo il presidente della provincia Claudio Frontera, che è qua in prima fila proprio per permettere anche di sistemare tutto quanto, un commento su questa giornata vissuta all'interno del cantiere, proprio il caso di dirlo. È una giornata che sarà ricordata, memorabile, di quelle che segnano, e credo che sia anche un simbolo in cui tutta la città e tutta la provincia che sono in cammino, che hanno il coraggio di andare avanti, possono rispecchiarsi. Chi ha creduto in Livorno, nelle sue potenzialità, nella sua gioventù, nelle sue risorse, oggi ha tutte le conferme che si poteva augurare. Beh, naturalmente dobbiamo anche... c'è stato fatto un riferimento a coloro che hanno vissuto nel cantiere in passato, che hanno lavorato. A tal proposito un riferimento anche personale che riguarda mio nonno, che ha fatto 40 anni in cantiere, non c'è più, e sono convinto che sarebbe emozionatissimo a rivedere lo scalo Morosini, sul quale ha contribuito a costruire la Tasken, che poi è stata portata in Russia. Insomma, anche per lui sicuramente, come per tantissime persone che non ci sono più, quelle che ci sono stanno facendo festa, è un momento importante. Per la provincia di Livorno il cantiere e il sistema cantiere cosa significa? È il punto culminante di una parte importante dell'economia della provincia di Livorno e della regione toscana, l'economia che guarda al mare, l'economia marittima. Ed è un'economia che ha un grande futuro, soprattutto in considerazione delle dinamiche internazionali che oggi aprono nuove prospettive di mercato all'economia basata sul trasporto marittimo. Noi abbiamo creduto fino dall'inizio in questa prospettiva, abbiamo lavorato. Certo, oggi vedere, pensare al cantiere di qualche anno fa e poi vedere, come è stato detto, sei vari in tre anni, appunto, può sembrare quasi un miracolo, ma non è così miracoloso, diciamo, questo risollevarsi del cantiere, è frutto dello sforzo. E vorrei ricordare una cosa che nessuno ha ricordato finora, ma è molto importante. C'era qui il dottor Sorrente della regione toscana che lo può testimoniare. L'inizio della svolta del cantiere è avvenuto a Bruxelles. È stato quando l'Unione Europea ha dato il disco verde alla prospettiva di rilancio di questa struttura produttiva, che si è capito veramente che ce la potevamo fare. Ed è questo importante ricordarlo, perché siamo entrati con il gruppo di testa nella Unione Monetaria, nell'euro e nella collaborazione europea, ma saremo sempre più legati a questa dimensione, ed è importante ricordare che è da questa dimensione che il cantiere ha cominciato a crederci di potercela fare qualche anno fa. Proprio per questo io credo che il cantiere sia un simbolo veramente importante, non solo per la città di Livorno, ma anche per la provincia e la regione toscana. Grazie a Claudio Frontera, presidente della provincia di Livorno. Penso che siamo a posto, possiamo ricominciare. Seconda parte, Mascagni, invocazione alla Madonna di Montenero, Verdi, Nabucco, sinfonia d'apertura, Verdi, Nabucco, va pensiero, coro dell'atto terzo, poi Bizet, Carmen, preludio, atto primo, Puccini, Madama Butterfly, coro a bocca chiusa, finale, atto terzo. Poi ci fermeremo un attimo per il gran finale. A voi.
Thank you.
Grazie. Thank you.
un applauso ancora all'orchestra. Siamo arrivati al momento decisivo, vedete, i fari sono già accesi, siamo al momento clou e quindi chiamerei subito qua insieme a me l'ingegner Raffaele Davassi per spiegare velocemente le caratteristiche del Morosini. Intanto si stanno, i curiosi stanno anche andando vicini naturalmente allo scalo, mi raccomando la sicurezza prima di tutto. Allora ingegnere, caratteristiche dello scalo. Lo scalo è uno scalo che è lungo 260 metri, con 240 metri di lunghezza utile, sul quale possono essere costruiti navi fino a 13.000 tonnellate di dislocamento a nave scarica, e che significa si possono costruire navi fino a 50.000 tonnellate di portata utile con navi tipo chimichiere o... Per rendere l'idea rispetto a quella di oggi, all'Isola Amaranta. L'Isola Amaranta è una nave che ha un dislocamento alveare di circa 3.000 tonnellate, quindi significa quadruplicare in pratica la dimensione delle navi. Lo scalo Morosini è stato attrezzato con un carro ponte, che vedete che è un'opera molto importante per i numeri che danno significato a questa opera. Basta pensare che è largo 88 metri, ha una altezza utile gancio di 51 metri e ha un peso a vuoto soltanto la struttura di 1200 tonnellate. Tutta questa struttura è sorretta su due binari che sono sopportati da ben 620 pali infissi nel terreno per 14 metri e mezzo. Tutto questo è sormontato ancora da circa 1400 metri cubi di cemento armato, che significa circa 5.000 tonnellate. Quindi sono numeri molto importanti ed è un'opera veramente imponente. Ringraziamo l'ingegnere, sulle note di Mascagni e Linea del Sole, la posa del primo blocco della nuova nave costruita sullo scalo Morosini.
Ancora un applauso, questo è il momento sicuramente più toccante, il momento più bello di questa serata. Io pregherei di notare anche gli abbracci qua nelle prime file, penso che un po' tutti coloro che sono i protagonisti del lavoro in cantiere si stiano abbracciando e stiano vivendo questo momento in maniera veramente unica. L'applauso meritato per tutte le persone, anche qualche primo piano di commozione, perché indubbiamente tutta la situazione che è stata creata, ma soprattutto il lavoro che è stato portato avanti in questo periodo, ne vale la pena. Allora, siamo arrivati al momento finale. Io volevo coinvolgere un attimo anche Luigi Vanni, non so se riesco a portarlo qua. È il colui che ha lavorato intensamente per tutta questa settimana alla realizzazione di questa festa. Si merita un applauso anche lui. Commosso, tocca a te dare il via ai fuochi d'artificio, alla chiusura ideale di questa serata. Ma grazie, grazie veramente a tutti, grazie a tutti i lavoratori che hanno partecipato, anche ognuno nel loro piccolo hanno contribuito alla riuscita, alla realizzazione di tutta la settimana. Grazie veramente a tutti, a tutta la città. E ora lo sguardo di tutti, sia coloro che sono qua, sia coloro che sono a casa, va al mare, ai fuochi d'artificio che chiudono questa serata. Grazie a tutti. Thank you.
quindi fammi alzare il mio microfono.
questa serata così intensa che Telegram Ducato vi ha fatto vivere in diretta. Tutti coloro che non potevano essere qua al cantiere navale Fratelli Orlando, è stata una giornata sicuramente intensa. Io ringrazio tutti i tecnici di Telegram Ducato che hanno lavorato per questi giorni, per questa diretta così importante. Un ringraziamento anche al cantiere navale Fratelli Orlando, che, col quale abbiamo lavorato in collaborazione, molto, una collaborazione molto importante che ha dato dei risultati, soprattutto ha fatto vivere una serata unica, una serata che ha dato il via al futuro del cantiere, ha dato il via al lavoro dello scalo Morosini. La linea torna alla regia.